le cose. Dunque adesso che facciamo? Possiamo anche estrarlo. Adesso ci abbiamo qui di nuovo qui, no, non avevo ancora visto niente. Abbiamo il premio di giornalismo. Primo premio di giornalismo. Secondo premio di giornalismo. Terzo premio di giornalismo. Quarto premio di giornalismo e quinto premio di giornalismo. Sono i cinque premi di giornalismo. Io faccio subito una rapida carrellata. Quinto premio e quarto premio di giornalismo l'ha vinto Luciana Caprese. Serata ufficiale è il mio modo pure come dire di soddisfazione di conoscerla da vicino. Anche se ci siamo conosciuti telefonicamente. Lei non riesco a dirmi che non mi dare. Vabbè, babbo, vediamo anche del tu. Ma come serata ufficiale ho voluto presenziare, come dire, un po' elegante, giustamente. Bravissima. Insomma, sono contenta. Noi abbiamo una lunga consuetudine di scritti tuoi, di partecipazione al premio, eccetera. Quindi, questo è il quinto premio, giornalismo, e questo è il quarto premio. Grazie. Adesso lei ci spiegherà un po' come fa parte della nostra associazione. Io facendo il focus di questa serata, vorrei dire che ormai l'associazione di La Ischia, presieduta dal presidente onoratissimo Bruno Mancini, ha quel meeting veramente internazionale a livello cultura, perché abbiamo notato che oltre, diciamo, il primo anno, il secondo e il terzo, ormai 11 anni, quindi ha preso piede questa forma culturale internazionale, dove ognuno di noi, facendo sempre gruppo tutti quanti, manifestiamo e citiamo, diciamo, le nostre sensazioni più interiori, sia a livello cultura, sia a livello storia, sia a livello poetico, sia a livello e come la Petrarca pure, che magari a livello arti grafiche e non solo a livello scrittura, quindi diciamo a livello completo. E io di questo ne sono veramente molto onorata di ricevere questi premi, di cui ringrazio pure il direttore Gaetano Di Meglio, direttore del giornale il Dispari, la direttrice della casa editrice Maria Pia Ciaghi, che non è potuta venire perché c'è il bambino malato, purtroppo l'ha chiamato io, avrebbero 39 Dalila Bucalfa per quanto riguarda l'Algeria, quindi tante, e voi tutti che siete qua insieme a me a gioire, insomma, di questo premio, questi premi anzi importanti, di cui soddisfatta. Cerchiamo di mantenere questo pregio, alta la bandiera, come dire, della cultura e della nostra associazione, cara a tutti quanti, e perché no, cara pure a tutto il mondo, perché quando uno va a livello, come dire, a manifestare, a palesare la storia, anche io ho voluto portare sia quanto diceva pure Angela Maria Tiberi nel volume antologico Napoli è un ombelico del mondo, ho fatto un bel rilievo di tutta la storia, possibilmente, diciamo, sia un po' antica sia a livello dei giorni nostri, per quanto riguarda Napoli, città, diciamo, storica, di cui ne sono onorata perché ha prestato servizio mio marito all'Università di Napoli, lo voglio ricordare qua, perché è venuto a mancare 3 mesi fa, e quindi il mio premio lo voglio dedicare a mio marito, perché oltre 20 anni fa, insomma, da stasera dovrò essere qua anche lui, alla mia famiglia che mi hanno sempre, insomma, accompagnato dove sono andata, e quindi la cultura, come diciamo, aggrega il mondo, e la città di Napoli, come dire, dà quella voglia pure di andare a trovare i napoletani, la città, la sua arte, la sua cultura, perché non è veramente Napoli nella città, nella nazione italiana, ma è nel mondo, perché Napoli è città del mondo. E quindi ospita il mio cuore e il vostro, tutti quanti, pure a Napoli, perché è una bellissima città, insomma, meritevole di grandi pregi. Quindi manteniamo questo pregio tutti quanti insieme,
per la cultura, di cui io ero moltissimo. Un attimo che Roma ti prende. Grazie, grazie a tutti quanti. Okay. È stata tanto a voi. E vorrei ringraziare la bellissima Chiara Pavoni, sempre gentilissima e ospitale e molto professionale qua al Studio 4. Grazie, grazie di cuore a tutti voi. Grazie. Grazie. Soprivo sulle ginocchia il mio gatto nero, muoveva a tratti il capo brusco, a caccia di un insetto la notte. Bruciavo nel getto della doccia gli occhi con forza insaponati, sbarrati per l'incubo schiodatosi di colpo. Sono le 8 all'alba e tutto va bene. Puoi riprendere? Volevo presentare un attimo queste due allieve che ho portato. E loro fanno parte della scuola media indirizzo musicale Cavour di Castelmadama. Hanno iniziato a studiare violino con me, adesso io sono andata a pensione, sono affidate a una nuova insegnante che è arrivata, ma io continuo a seguirle. Perché sono delle ragazze che hanno la passione per questo strumento, io spero che continuino nel tempo a coltivarla, e hanno mostrato delle abilità. Naturalmente lei ha iniziato dopo Giorgia, quindi è un pochino, diciamo, come programma è un pochino indietro, ma sicuramente sarà una allieva che darà grandi soddisfazioni. Quindi noi questa sera è una delle prime esibizioni che lei fa in pubblico. Vi facciamo un brano di un minuto, va bene? Giusto per avere la soddisfazione di suonare davanti a voi. Bravo. Grazie. Come ti chiami? Elena. Poi? Elena Enache. Dopo Elena si prepara subito Giorgia, perché così con Giorgia facciamo sentire il secondo brano, poi dopo magari più tardi su Giorgia. Bene. Con me
purtroppo non riuscivamo a trovare la sua parte, quindi speriamo di riuscire a risolvere in questa maniera. Ci vedi? Pronti? Su questi due ragazzi della Luciana Capesce? Certo. E gliela pubblichiamo su. Come no? Sì, sì, volentieri. Grazie a Napoli, in parte, è anche il prossimo premiato, perché una parte del suo sangue è napoletano, anche se il cognome è veneto, ed è Giuseppe Lorin. Grazie. Prego. Lei è venuta a trovare al Circeo, abbiamo parlato di poesia, di scrittura, di mare bellissimo. Sì. Con me Emanuela, mia nipote, è sempre qui vicino a noi. Sì, è una grande, mi conforta. Il secondo premio Giuseppe Lorin, che è innanzitutto un grandissimo amico, un grandissimo attore, un grandissimo giornalista, drammaturgo, regista. Grazie. Chi altro sei? Niente, ballerino anche. Prossimamente dovrà uscire questo viaggio introduttivo nella terra dei faraoni dal titolo Cleopatra, la schiava dei Romani. E quindi sostenete. Sostenete. Anche perché l'editore Bonfirraro editore dell'isola siciliana di Barra Franca, quindi praticamente ok, perché ho cambiato, ho dovuto cambiare appunto l'editore, perché ho scritto 3 libri su Roma, che ha pure il nostro presidente Mattarella, Transtiberi, in Trastevere, il mondo dell'oltretomba, poi Cistiberim, Umbilicus Urbis Rome, e Cistiberim, il potere e l'ambizione, con la prefazione dell'ultimo discendente di Gian Lorenzo Bernini, Fabiano Forti Bernini. E adesso sto in attesa dell'uscita di questo mio libro, insomma, non è ultimo, perché già io ci impiego 4 anni per scriverli. E già ho iniziato 3 anni fa un libro su Paolina Borghese Bonaparte.
Bravo. Anche Benito credo che tu voglia premiare. Il premio lo do io, ma glielo diamo tutti insieme. Un applauso. Dai, Bruno, va bene con me. Guarda, ma quanto diventi questo fiocco? Te lo tengo io. Nessuno faccia un passo avanti. I volontari li schifo. Nessuno faccia un passo indietro. I vigliacchi li schifo. Quando nella mia grotta pipistrelli neri, nella tua gabbia pappagalli gialli. A volte il desiderio è vuoto. Un terzo premio che non vi dico chi l'ha ricevuto perché vediamo dopo, ma c'è anche un secondo premio. Angela Maria Zimbello. Comunque io vi ringrazio la giuria, ma io devo dirvi anche questo. Tramite Pasquale Esposito e il sindaco di Bosco Trecase vi invitano a Bosco Trecase il 27 gennaio. Tutti qui presenti siete invitati, se potete venire. Grazie. Perché ci sarà la presentazione dell'antologia Napoli Bellico del Mondo. Quindi siete tutti invitati. Basta mettersi in contatto col gruppo pure di WhatsApp Bellico del Mondo, anche con me, e quindi siete benvenuti, perché daremo onorificenza alla Dila, e ci sarà anche l'editore che fa parte della Dila, che di legge è del Santoro, anche lui non l'ha fatto scappare, lui appartiene alla Dila. Quindi questo libro l'ho dedicato anche a lei e alla Dila, perché siamo parte della campagna, e di Napoli.